Siamo online. Buonasera a tutti. Benvenuti all'appuntamento di questa settimana del nostro ciclo di webinar Restart. Restart è un'iniziativa lanciata da Utopian, un'associazione di cui io sono il presidente, che riunisce persone e professionalità legate a vario titolo al mondo del digitale e dell'innovazione. Un'associazione con sede a Roma, fondata nel novembre del 2019. Restart è un modo per interrogarci su quali possono essere le strade, quali possono essere i paradigmi o anche le competenze di nuovo da mettere in campo per ripartire in una situazione che è comunque una situazione continua ad essere una situazione di incertezza. Stasera abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi Valerio Galletto. Parleremo di un tema molto, molto, molto caldo. In queste ultime settimane si è ripreso a parlare di incentivi all'uso degli strumenti di pagamento elettronici a vario titolo e disincentivi all'uso del contante. È stato anche uno dei risultati, diciamo, dello studio fatto dal team di Colao. Ma non è soltanto in quel luogo che se ne è parlato, diciamo, le fonti e se vogliamo, i soggetti governativi che stanno spingendo nuovamente sul tema dell'abbandono del contante sono tanti. Abbandonare il contante, inteso come contante fisico, significa trovare dei mezzi alternativi. Un mezzo alternativo, uno dei possibili mezzi alternativi, sono le valute digitali. Naturalmente, le valute digitali ce ne sono tante, ne parleremo appunto con stasera con Valerio. Diciamo delle tante sono o saranno valute di tipo istituzionale, altre invece sono nate in modo completamente diverso, in modo del tutto slegato da un'iniziativa singola di un'istituzione o di un governo. Bene, Valerio, ci vuoi dire in due parole chi sei, cosa fai? Non so per quale motivo ogni tanto laghi, però ti vedo. E eccoci. Allora, beh, io mi occupo ormai di blockchain technology da 2017, non sono così tanti anni, ma cominciano ad essere. In questo relativamente breve lasso di tempo mi sono trovato a portare a casa il Malta Blockchain Summit come IoT dell'anno, con una compagnia con cui ho collaborato presentandogli un progetto. Ho fatto il formatore per diverse realtà aziendali, dal GSE ad Altran, a Baxter, a Union Camere, sulle tematiche proprio della parte di blockchain. Ed ho un background non propriamente tecnico, perché vengo da una laurea sia in legge che in economia, e quindi mi porto un background legale e finanziario che ho ampliato studiando la parte tecnologica, di cui ormai faccio praticamente quello da 3 anni e mezzo a questa parte. E quindi siamo qui per cercare di capire insieme, appunto, quello che sta succedendo nel mondo delle criptovalute, ma in questo caso sono delle ipotetiche criptovalute delle banche centrali, delle monete digitali emesse dalle banche centrali, cioè qual è lo stato dell'arte? Stiamo andando verso la digitalizzazione del tutto? Per quale motivo stanno cercando di portarci verso questo tipo di direzione? Come diceva Roberto, ci sta una sorta di lotta al contante. Perché? Perché dovrebbe essere, nella loro logica, nella ratio sottostante, una lotta all'evasione. Ora, cosa si sta facendo per andare verso questo tipo di direzione e cosa stanno facendo anche le banche centrali di tutto quanto il mondo? Perché ci sta un mondo che si sta muovendo verso quelle che potrebbero essere delle, appunto, criptovalute, tra virgolette, perché dopo capiremo se lo sono e in che misura effettivamente, se sono analoghe o qualche differenza. E poi ci sta anche un discorso, diciamo, di mondo parallelo, che per quale motivo in questo momento tante realtà delle banche centrali stanno accelerando, quando magari fino, sempre su questo discorso delle valute digitali delle banche centrali, quando fino a pochi anni fa erano più restie? Magari potrebbe centrarci con il discorso di Libra, di Facebook, del cercare di creare una valuta digitale o quantomeno un qualcosa di analogo, di simile, da un punto di vista privato? E non solo, nel momento in cui si dovesse arrivare a quella che è appunto una valuta digitale di banca centrale, quali sarebbero i pro e i contro, specialmente per i singoli cittadini, per i singoli utilizzatori? E di controparte, cosa cambierebbe nel sistema bancario?
ci sarebbero delle implicazioni a livello libertario, a livello di libertà, vivremmo in un mondo totalmente tracciato? È quello che cercheremo, diciamo, di affrontare come argomento, chiaramente nel tempo che abbiamo, con Roberto questa sera. Quindi Roberto, non so se tu vuoi cominciare a dire qualche piccolo dettaglio, poi comincio io, come preferisci. Sì, no, io volevo anzitutto chiederti, Valerio, anche a beneficio del nostro pubblico, che non è detto sia addentro alle questioni più tecniche, anzitutto certo. Cos'è una criptovaluta, cos'è invece in generale una valuta digitale? Esattamente. Allora, intanto cerchiamo di spiegare, ci sta una concezione di cui si sente tanto parlare in questo mondo, che è la cosiddetta decentralizzazione. Solitamente quelle che sono appunto le criptovalute hanno necessità, cioè vivono in un mondo in cui non ci dovrebbe essere un'infrastruttura classica, client server, in cui sta un ente centrale in cui tanti si connettono, ma ci dovrebbe essere uno scambio di valore in qualche maniera peer-to-peer, tra pari. Cioè io posso mandare qualcosa a Roberto senza dover avere un intermediario, come normalmente avviene per esempio in una banca commerciale, che metta d'accordo quelle che sono le posizioni sui nostri conti correnti. La questione è molto importante, molto anche complessa da affrontare da un punto di vista tecnologico. Perché? Perché deriva da una questione molto elementare e semplice. Ormai tutte quante diciamo, le grandezze monetarie, almeno la grossa parte, sono sotto forma di file digitali. Noi non trasferiamo più il grosso della nostra ricchezza sotto forma di cash, sotto forma di euro stampati, la banconota, ma li trasferiamo sotto forma di file digitali. Ora, nel mondo in cui viviamo nel 2020, per quale motivo per trasferire una foto su WhatsApp o per trasferire un qualsiasi file digitale dall'altra parte del mondo, o anche adesso in questo momento sto facendo una call con voi, sto facendo questa diretta, lo posso fare in maniera istantanea, ma quando devo trasferire pochi byte della mia ricchezza, che rappresentano una grandezza, diciamo, digitale di una grandezza finanziaria, servono giorni, servono costi, se ho solo fare dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 5. Per quale motivo questa frizione? Beh, questo tipo di discorso deriva da una caratteristica molto importante dei file digitali, che sono appunto duplicabili, tutti, dal primo all'ultimo. Io posso mandare una foto a Roberto e Roberto avrà la stessa copia del file che io ho. Ora, nel momento in cui posso duplicare qualsiasi file digitale e volessi mandare una grandezza monetaria, tecnicamente anche quel file digitale che rappresenta la grandezza monetaria sarebbe duplicabile. Ecco perché serve un intermediario, una banca che dica: Valerio ha mandato 100 euro a Roberto, Valerio non ha più quei 100 euro, non può duplicare quel file. Ok? Il discorso delle criptovalute si inseriscono in quella che è la struttura che è nata da Bitcoin, con quelle che sono le blockchain open, aperte, permissionless, censorship resistant, che sono totalmente aperte, che servono per risolvere il problema, insieme ad altri pezzi a livello tecnologico, nella crittografia, la parte di teoria di giochi, la grandezza monetaria all'interno del sistema, la proof of work e gli algoritmi di consenso, per poter trasferire ricchezza senza un intermediario, per poter risolvere il problema della duplicabilità dei file digitali senza avere un intermediario di mezzo. Questo è, diciamo, in estrema sintesi, senza spiegare tutti quanti i singoli pezzi, qual è la differenza tra quella che può essere una valuta digitale, che chiaramente sarà centralizzata, e quella che sarà di fatto una criptovaluta che utilizzerà la crittografia, quindi la criptovaluta, in questo caso asimmetrica, vuol dire, facciamo un esempio pratico, è come la firma digitale, per farvi capire, voi soltanto avete quella firma che potete apporre. Immaginatela in vecchio, tornando al Medioevo, il timbro che veniva apposto su una lettera cartacea con la ciralacca e il timbro. Tu, ciao Gaetano, ben arrivato. Dicevo, il discorso è la poteva porre il vescovile sulla lettera, ma tutti quanti da quel sigillo potevano vedere che l'aveva firmata il vescovo. Funziona in maniera analoga, spiegandola con un paragone improprio ma molto concreto. Quindi ci abbiamo da una parte una struttura centralizzata con delle valute appunto digitali, che in questo caso potrebbero essere quelle eventualmente emesse dalle banche centrali, perché anche lì non sappiamo se che tipo di tecnologia utilizzeranno, ma possiamo supporlo in base al tipo di struttura che hanno. Dovremmo avere un complesso escamotage
che utilizzi la blockchain, che utilizzi la teoria dei giochi, che utilizzi la criptografia, per coordinarci quando abbiamo un una centralizzazione, una valuta digitale ipoteticamente che potrebbe essere emessa, e ricordiamoci, e chiudo questo concetto e poi vado avanti, e dall'altra parte decentralizzazione, e quindi una struttura della criptovaluta che si instaura in quella che è conosciuta come blockchain technology, che vive e funziona in base a tutti quanti questi pezzi, e di cui la parte monetaria è una parte non rinunciabile per il funzionamento della cosiddetta blockchain technology. Cioè è fondamentale avere una criptovaluta, una grandezza monetaria, una grandezza economica, per rendere vantaggioso ad ogni singolo partner, ad ogni singolo peer della rete, fornire le informazioni corrette agli altri. Comunque, da una parte abbiamo un sistema che funge in maniera centralizzata, dall'altra parte tutto quanto un insieme di regole matematiche e crittografiche per ottenere lo stesso risultato ma senza l'ente centrale. Da una parte quindi abbiamo una valuta digitale, dall'altra parte viceversa abbiamo una criptovaluta. Questo qua è come distinzione, diciamo, di massima, cercando di spiegare. Chiaramente se qualcuno ha qualche tipo di domanda sono ben lieto di cercare di affrontarla. E io ho una domanda, Valerio, sul costo della decentralizzazione. Che i soldi che noi abbiamo... Okay. Perché il costo della decentralizzazione, perché nel momento in cui noi passiamo, tra l'altro questo è un tema su cui i banchieri centrali insistono tanto, no? Dicono esatto. La decentralizzazione è inefficiente, naturalmente loro magari si sentono anche messi un po', ecco, in discussione, quindi rivendicano il loro ruolo semplicemente affermando che avere invece un soggetto centrale che ti garantisce la bontà, no? La bontà della transazione è più efficiente. Sì, assolutamente sì. Ad avere invece un sistema, un'architettura decentralizzata. Sì. Questo naturalmente è quello che loro dicono, però da un lato è vero, perché chiaramente decentralizzare ha un costo, dall'altro però ci sono benefici. Sì. Quindi sul costo della decentralizzazione tu come la vedi? Come il costo? Allora, il discorso è proprio questo, cioè dicevi una cosa che è sacrosanta, cioè il fatto di avere la decentralizzazione, oneri e onori, cioè un sistema che ad oggi è lento e inefficiente, che comporta la duplicabilità dei dati che devono essere copiati su ogni singolo di Ethereum, e ogni singolo wallet, o almeno nodo, potrà scaricarsi, e dovranno essercene parecchie, potenzialmente tutta quanta la blockchain. Non per forza, perché ci stanno delle strutture crittografiche che ti consentono di accedere soltanto, però il discorso è che diventa un'enorme duplicabilità, ci troviamo con un'enorme duplicabilità di quel tipo di dato che viene replicato migliaia di volte o addirittura di più su tanti nodi che devono andarla a salvare. Questa qua è una struttura che nel momento in cui abbiamo un ente centrale chiaramente è inefficiente se comparata. In più le informazioni devono essere trasferite, immaginate una rete totalmente decentralizzata, ci sono tanti singoli punti che sono connessi gli uni con gli altri. Se la notizia parte, un'informazione parte da questo lato, per arrivare dall'altro dovrà fluire per tutti quanti i nodi che a loro volta dovranno man mano trasferire le informazioni. Quindi ci sarà un tempo di latenza nel momento in cui arriva l'informazione nuova e viene trasferita a tutti quanti gli altri. Chiaramente se tutti invece viceversa fanno riferimento a un ente centrale sarà molto più veloce questo tipo di trasferimento. La contropartita della centralizzazione, che è più efficace e più efficiente in tanti casi, anzi praticamente in tutti, è che è centralizzata. Cioè se l'ente di turno centralizzato decide di bloccarmi, di censurarmi o di pignorarmi quella che è la mia grandezza economica, io non posso fare niente, non sono libero, io devo sottostare a delle regole che sono arbitrariamente imposte, che possono essere giuste, chiaramente. Diciamo, l'esigenza del mondo decentralizzato è nato nel mondo del 2008, con la crisi economica, con il sistema bancario che ha dimostrato come ha fallito, di come non ha saputo curare ed anzi ha creato una bolla drammatica che ha infettato a livello, diciamo, finanziario tutti quanti i livelli dell'economia, e quindi nasce proprio come risposta di protesta, cioè dire come faccio a creare un mondo che mi consenta di avere accesso alle mie finanze e che mi consenta di poterle trasferire
in maniera incensurabile, quando voglio, a chi voglio, senza chiedere il permesso a nessuno e senza dovermi rifare un sistema bancario che a torto o a ragione risulta marcio. Bene, tutto questo escamotage, diciamo, crittografico, creato appunto da questo fantomatico Satoshi Nakamoto, è servito a questo. Quindi la decentralizzazione serve, ha un enorme valore e implicazioni libertarie, dall'altra parte è ovviamente inefficiente rispetto alla centralizzazione, perché a quel punto potevamo utilizzare PayPal o la qualunque, assolutamente, diversi sistemi di pagamento. Quindi diciamo pro e contro. Da una parte, non so, tu intendevi questo, immagino, quando... Sì, sì, certo, certo. E immagino anche che poi, se uno vuol costruire delle valute digitali usando invece diciamo architetture decentralizzate come infrastrutture rispetto alla valuta stessa, quindi andiamo verso modelli che sono a metà strada rispetto, sì, rispetto appunto a quello diciamo tra quello decentralizzato e quello invece tradizionale centralizzato, esatto. In quel caso naturalmente siamo in una terra in cui dobbiamo valutare bene costi e benefici. Sì. Uno dei soggetti che tra i primi aveva cercato di intraprendere questa strada è stato Facebook con Libra. Esattamente. Libra poi è un progetto di cui abbiamo anche avuto modo di parlare io e te, Valerio, in passato. È un progetto che oggi è forse un po' in sordina, ma Facebook non lo ha abbandonato ufficialmente. Peraltro, non so se a te risulta diversamente. Ma... No, a me risulta così. Cioè, la questione è che lì c'è stato un grosso ostacolo, soprattutto normativo, dal fatto che dovesse diventare un qualcosa di talmente transnazionale, coprire praticamente 9/10 del pianeta, delle terre emerse, che chiaramente si è dovuto a dover fare i conti con, non con una normativa, ma con 250 in tutti i paesi del mondo. In più, non so se magari avete già affrontato l'argomento anche in questo tipo di dibattiti, la struttura di Libra era molto particolare, perché sarebbe partita appunto come un strumento che sarebbe stato blockchain-like, cioè utilizzando diciamo delle strutture crittografiche simili alla blockchain, ma non propriamente, con una serie di soggetti validanti all'inizio prestabiliti che sarebbero stati partner appunto di Libra, e per poi transitare verso quello che doveva essere un meccanismo più decentralizzato, ma si fa per dire, perché se io come diciamo controparte c'ho Facebook o c'ho Mastercard, è difficile ottenere una grossa decentralizzazione, ma comunque avremmo avuto più player, verso quella che si chiama la proof of stake, cioè un altro tipo di algoritmo di consenso, di raccolta diciamo del consenso per trasferire informazioni e darle coerenza. Questo tipo di algoritmo utilizza la grandezza monetaria dando la possibilità di validare le informazioni in maniera proporzionale a quanto già si detenga. Cioè se io ho 1000 Libra che fanno l'1% di tutto il total supply di Libra che esistono, avrò esattamente l'1% di possibilità di andare a validare informazione successiva ed avrò un guadagno esattamente proporzionale all'1% dell'inflazione che Libra avrà. Ora, è un concetto un po' complesso magari per chi è totalmente digiuno di questo tipo di argomenti, però questo qui era il discorso di Libra. Prima partiamo con una struttura totalmente privata in cui tanti, diciamo potrebbe essere in qualche modo con il discorso di una blockchain privata tipo Hyperledger. Questi nodi validanti, questi grossi player hanno il controllo di validare tutte quante le informazioni tra di loro organizzandosi, per poi transitare verso un modello più decentralizzato della proof of stake. Ma se dicevamo appunto che la proof of stake funziona in base a quanta grandezza monetaria detengo, se i player che hanno la grandezza monetaria sono del calibro di Facebook, Mastercard o altri player di questo tipo di livello, capite bene che la decentralizzazione lascia un pochino il tempo che trova. Ora, Libra poi aveva anche un'altra considerazione, che la valuta che sarebbe stata in qualche modo insita nel sistema, appunto Libra stessa, aveva una natura ibrida, cioè non era una criptovaluta nativa di una blockchain che aveva un valore in qualche modo, un prezzo dato da domanda e offerta, ma in quel caso avrebbe avuto un paniere di beni sottostanti che ne avrebbero dato il valore.
quindi in qualche modo sarebbe stata una criptovaluta asset-backed, avrebbe avuto al di sotto un paniere di dollaro, euro, sterlina, yen, titolo riscato a brevissima scadenza, quindi liquidi, liquidità, per poter dare in qualche modo un tipo di controvalore, di stabilità, una media ponderata dei beni che ha come sottostante. Aveva una natura molto più simile a quella di un fondo di investimento, paradossalmente. Ma sarebbe diventato anche, ed è anche, secondo me, anche uno dei motivi, diciamo, di attrito, un modo per influenzare le politiche monetarie e, diciamo, i cambi monetari. Perché per esempio, era palesemente sovra... la parte sul dollaro era maggiore rispetto alle altre criptovalute, alle altre valute nel sottostante. Cioè, se io raccolgo la valuta dell'Etiopia, che non so quale sia, e viene convertita in libra, e il libra ha come sottostante il 50% di dollari, io sto drenando ricchezza dai paesi più poveri per portarla verso il dollaro. Di fatto si tratta di questo, cioè avrebbe avuto un'influenza anche sui cambi monetari molto molto pesante. In più, diciamo, avrebbe in qualche modo spodestato del potere del signoraggio birre la valuta di oro. Grazie Eva, io non lo sapevo. Per esempio, fosse stato, adesso non so quale sia il cambio del birre, però sì, avessi investito mille milioni di birre, perché non so quanto valga, non immagino non tanto, per comprarmi un tot di libra, questo avrebbe voluto dire di fatto comprare un 50% di dollari, almeno a quelle che erano, diciamo, i beni all'interno del portafoglio in precedenza. E quindi capite bene che questo avrebbe drenato ricchezza dai paesi più poveri, portandoli verso quelli che hanno valute più forti. Il tutto con un sistema che voleva essere giustamente stabile, transnazionale, immediato e coprire tutto il mondo. La cosa di cui ci stiamo rendendo conto è che possiamo toccare tutto, a chiunque, ma sicuramente non possiamo toccare la moneta agli stati. È un tema molto delicato. Certo. Tra l'altro, se non ricordo male, l'idea di Libra era anche che chi poi acquistasse appunto Libra lo facesse in valuta, appunto in valuta fiat, in valuta tradizionale. Sì. Quindi in qualche modo andando poi a diciamo incrementare anche la base, diciamo, valutare del paniere. Esattamente. Però il progetto non è stato abbandonato. No, assolutamente no. Si è scontrato appunto con grandissima resistenza, con grande frizione da parte dei vari regolatori in giro per il mondo, però è ancora lì. Tra l'altro Facebook ha da poco lanciato funzioni di pagamento diretto all'interno, per esempio, di WhatsApp in Brasile, già un mese fa, se non sbaglio. E, insomma, in barca si prepara a rilasciare questa funzionalità in tutto il mondo, imitando un po' quelli che sono gli ecosistemi, diciamo, all purpose, che sono molto comuni in Cina, quindi app come WeChat, ad esempio, che ci consentono di fare tutto. Certo. Per cui avere poi, quindi, da un lato un sistema di pagamento, dall'altro un marketplace, dall'altro il core business, quindi sistemi, modelli predittivi per valutare appunto diversi parametri sugli utenti, e infine una valuta sottostante che ovviamente avrebbe consentito o consentirà a Facebook di costruire appunto un ecosistema completo. Sì. Considera anche, tra virgolette, le implicazioni, diciamo, del valore dei dati che riescono a raccogliere. Noi sappiamo che i dati che riesce a raccogliere Facebook, che sono gli stessi che possono serviti per un Cambridge Analytica di turno, per esempio, quindi per influenzare delle elezioni, hanno un valore molto alto nel momento in cui sono a livello aggregato. Soltanto che tra tutte quante le informazioni che noi possiamo prendere e cercare di raccogliere, o noi, o meglio addirittura un Facebook di turno, che di fatto ha una profilazione molto, diciamo, dettagliata dei singoli utenti, quelle finanziarie sono quelle che hanno il valore più alto in assoluto, perché dove io spendo i miei soldi vuol dire molto di più rispetto a quello che posso dire a parole o quello che posso scrivere su un post. Se io sono innamorato di una ragazza ma regalo un anello ad un'altra, capite bene che dove spendo i soldi la dice lunga. Se io sono in Corea del Nord e dico grande fedeltà al Kim Jong-un, là come si chiama, scusate, ma poi prendo e finanzio una campagna per, diciamo, mandarlo a casa, o meglio, mandarlo da qualche altra parte, capite bene che dove spendo i soldi vale molto di più
rispetto a quello che dico a livello teorico. Ora, se io vado a unire le informazioni di profilazione di Facebook insieme alle informazioni finanziarie che potrebbe avere con un sistema a modi Libra, sarebbe una gabbia dove non ne usciamo più, perché lì praticamente potrebbero avrebbero talmente tante informazioni dove, cioè, diventerebbe un ecosistema dove faremmo tutto, compreremmo, trasferiremmo denaro, e chiaramente tutto quanto rispecchierebbe talmente tanto i nostri gusti che per noi sarebbe quasi naturale. Probabilmente vi sarete tutti quanti resi conto che ormai i social network sono diventati una specie di cassa di risonanza di quelli che sono i nostri gusti. Gli algoritmi di Facebook, ma anche di altri, poi Instagram, cercano di fare che cosa? Di darti tutta quanta una serie di contenuti che sono di tuo gradimento. Perché? Perché così ci passi più tempo. Questa è la classica echo chamber, no? La camera dell'ego, che sostanzialmente cerca di darci contenuti che ci gratificano, perché così andiamo a passare più tempo sulle piattaforme, no? È proprio quello. Quindi diciamo che questo qui sarebbe stato l'ecosistema completo di Facebook, e quindi anche con Libra, che sarebbe un tassello che si inserirebbe perfettamente dal loro punto di vista. E la cosa particolare di Libra è che Libra in qualche modo ha dato una spinta, specialmente alle banche centrali, verso questo stesso tipo di direzione. Cioè dire, prima che qualche privato cerchi, riesca a costruire qualcosa di questo tipo, in qualche modo metta, diciamo, mano a un territorio che è soltanto nostro, o ci metta piede, beh, proviamo a capire noi cosa possiamo fare, in che modo, in che... E tanto infatti, è vero che... Hai anticipato la mia prossima domanda, perché era questa. Esatto. Quindi abbiamo uno scenario in cui ci sono le criptovalute, quindi Bitcoin in primis, Ethereum e così via, che tentano in modo più o meno successful, no? di fare a meno di un ente centrale. Chiaramente Bitcoin lo fa benissimo. Man mano che ci si allontana da quel modello, chiaramente i costi, l'efficienza e, se vogliamo, anche le debolezze, le debolezze di altre soluzioni poi emergono. Anche Ethereum, in fondo, proprio per il motivo che dicevi tu prima, quindi per il fatto che ha alti costi tecnici per il singolo partecipante alla rete, chiaramente, quindi soltanto per partecipare alla rete, chiaramente comporta che poi la rete si riorganizzi in modo che non è necessariamente così decentralizzato come ci si aspetta. Sì, ci sono degli elementi di centralizzazione. Esatto. Primo tra tutti, per esempio, il mining. Che tu, se uno va a vedere effettivamente, questo, non so, qua per le persone che ci ascoltano, non so quanto abbiano coscienza approfondita di questo tema. Sostanzialmente immagino abbiano sentito che queste criptovalute, tra cui Bitcoin, magari anche Ethereum ed altre, riescono in qualche modo a coordinarsi grazie a degli attori del sistema, che sono appunto questi miner, che sono quelli che si occupano di fatto di aggiungere le transazioni alla blockchain, quindi di prendere e di aggiungere informazioni che sono appunto transazioni, e quindi aggiornare di volta in volta, e per poterlo fare fanno un grosso lavoro computazionale. Questo lavoro computazionale lo fanno con, diciamo, dell'hardware specifico, e hanno anche dei notevoli costi per poter andare a fare questo mining. Ora, la questione qual è? Che nel momento in cui noi abbiamo dei costi molto alti d'ingresso e delle strutture di mining che esistono da molto, con dei capitali molto grandi, ci ritroviamo che quello che si chiama appunto l'hashing power, quindi la potenza della rete del mining, è molto concentrata in relativamente pochi player, che cubano grosse percentuali di mercato. Quindi un mondo che nasce per essere decentralizzato ha trovato, diciamo, una via di mezzo ibrida che non è totalmente decentralizzata. Non abbiamo un monopolio, ma abbiamo un oligopolio di pochi player molto grossi, e magari anche una frazione però complessivamente residuale di tanti piccolini. Diciamo che la rete si auto-organizza in qualche modo. Esattamente. Trova delle sue forme di maggiore efficienza, no? E questo è il caso di Bitcoin. Nel caso di Ethereum, già avere semplicemente un nodo completo, un full node, ormai è riservato a pochi, per la questione appunto che sollevavi tu, cioè che è molto, diciamo, sono tanti dati, tanta roba, e quindi appunto già semplicemente avere lo storage, uno spazio in cui tenerla, quella roba, esatto. non è appunto per tutti, e quindi semplicemente partecipare in questo modo alla...
Sì, diciamo che per poter utilizzare direttamente la blockchain di Ethereum o di Bitcoin non è necessario per... Esattamente. Certo, però si però... sei un utente più debole in qualche modo. Esattamente. Ti devi accoggiare a qualcun altro. Esatto, che il controllo lo fanno altri. Questo esatto. Ovviamente per quel che riguarda le criptovalute. Poi dall'altro lato invece abbiamo esperimenti o esperienze o progetti come Libra, quindi che hanno dietro dei consorsi di soggetti privati, del tutto privati. E poi invece in mezzo, se vogliamo, abbiamo le banche centrali. Esattamente, che è poi il tema di questa chiacchierata alla fine. Diciamo che erano gli elementi di contorno. Beh, quello che stiamo vedendo adesso, per esempio, per fare un esempio, è la Cina. La Cina pure è un esempio di quello che stanno facendo le banche centrali. Però immagino che tutti quanti possiamo concordare che la Cina non sia un paese propriamente democratico. Mm. E quindi diciamo che l'esempio di valuta digitale della banca centrale cinese sia un esempio in qualche modo estremizzato dei rischi che si potrebbero correre con una valuta centrale di una banca appunto centrale, di una valuta digitale di una banca centrale. Qui abbiamo l'estremo. Però questo qui è il rischio, tra virgolette, di Grande Fratello orwelliano, in cui praticamente tutte quante le nostre informazioni sono tracciate dalla prima all'ultima. E come dicevamo, quelle finanziarie sono molto molto sensibili. Quello che è successo in Cina, di fatto, è utilizzare una valuta digitale, appunto, che sarà questo sorta di renminbi decentralizzato, che già esiste parzialmente, che verrà utilizzato per delle tessere di trasporti, per poter fare alcuni tipi di operazioni, che si andrà man mano allargando. Ma questa valuta digitale della banca centrale ha ben poco di quello che potrebbe essere una criptovaluta, tolta la parte, diciamo, puramente crittografica che può utilizzare. La decentralizzazione non c'è. C'è un ente centrale a cui si fa riferimento e che può tracciare, seguire, vedere, controllare, annullare, bloccare tutte le transazioni secondo quel che decide. Questo sta succedendo in Cina. Quindi è un sistema in cui, in qualche modo, per forza di cose, perché lì viviamo in una dittatura, perché di questo si tratta, tutte quante le nostre informazioni passano per questo tipo di sistema centralizzato, che può decidere di mettere un veto dove vuole, come vuole, perché ha deciso. Questo qui, diciamo, è il rischio estremo da una parte. In più, considerando che si tratta di un regime, non abbiamo quella concorrenza, tra virgolette, capitalistica che potremmo avere nella situazione europea o americana. E questa distinzione è piuttosto importante se si va a considerare anche da un punto di vista delle banche commerciali. Se oggi io ho un conto corrente in una banca commerciale, che sia Unicredit, Intesa San Paolo, una qualsiasi banca italiana, europea, americana, di fatto io ho una promessa di pagamento esigibile a vista. Nel momento in cui mi presento allo sportello mi devono dare quei soldi, ma di fatto non sono soldi, non sono euro e non sono valuta della banca centrale, sono una promessa di pagamento. Tant'è vero che se tutti quanti insieme decidessimo di prendere e andare a ritirare i nostri soldi dalla banca, tutti insieme, le banche non avrebbero la liquidità per soddisfarci tutti. Tant'è vero che ci sta un discorso di riserve, riserva frazionaria, riserva obbligatoria, le diverse riserve che le banche devono avere. Se io deposito 100 euro in una banca, la banca non terrà da parte 100 euro, ne terrà una percentuale, che in questo caso si aggira intorno all'1%, potendo prendere e magari prestare a qualcun altro gli altri 99. Che succede se tutti quanti insieme andiamo a ritirare i nostri soldi? Che i soldi non ci stanno. Quindi, in qualche modo, se io avessi accesso diretto alla moneta di banca centrale, io andrei a tagliare quel rischio di controparte della banca commerciale, perché per definizione la banca centrale non può essere insolvente per il solo fatto che può stampare moneta. Quindi anche fare una valuta digitale di banca centrale o anche un conto corrente che consentisse di andare direttamente per la banca centrale, in qualche modo potrebbe andare a togliere, drenare una grossa parte della liquidità che sta nelle banche commerciali. Perché per quale motivo io, potendo scegliere tra avere un conto corrente in banca commerciale e una valuta digitale di banca centrale, per lo stesso valore dovrei prendere dei rischi? Di quali ho? Chi è? Però ci sta il caso di Lehman Brothers, ci sta il caso Montepaschi,
ci sta il discorso del bail-in, ci sta la tutela sul conto corrente fino a 100.000 euro dal fondo di garanzia interbancario nel momento in cui la banca fosse insolvente e azionisti. Dimmi. Ma tu ritieni quindi che nel caso delle valute digitali delle banche centrali, la banca centrale quindi non si preoccupi soltanto appunto della politica monetaria e di battere moneta, ma farebbe anche la tenuta dei conti correnti, dei depositi? Il discorso è che non è dei depositi. Se io faccio una valuta digitale della banca centrale che utilizzi la crittografia in maniera analoga a quella di un bitcoin di turno, io ho le chiavi private direttamente, non ho bisogno di un conto corrente. Io, singolo utente finale, ho le chiavi private. Posso disporre della mia grandezza finanziaria in maniera totalmente indipendente e senza rischio. A cosa mi serve avere un conto corrente in una banca commerciale? Ora, senza voler essere, tra virgolette... Qui senza rischio, diciamo che significa, no? Perché poi anche il mondo zero. C'è il tema di custodia, no? Quindi di soggetti... Esattamente. Di soggetti che si fanno carico... Beh, tu dici il rischio è zero. In realtà non è zero dal punto di vista dell'usabilità, no? Di quello strumento. Mi spiego. Certo. Sappiamo con Bitcoin, per esempio, che l'accesso alle chiavi private del tuo wallet significa l'accesso al tuo asset. Nel momento in cui tu perdessi quelle chiavi private, appunto perché il modello è decentralizzato, non ci sarebbe nessuno in grado di risarcirti di quell'asset, no? Si dice thank you for the deflation. Grazie per la deflazione, perché se sono pochi Bitcoin... Esatto. Quindi quello, da un certo punto di vista, per l'utente comune potrebbe essere considerato un rischio. Quindi il rischio non è zero. Io appunto perdo l'accesso per una mia chiaramente negligenza, perdo l'accesso appunto agli asset. Soltanto che, come dicevi prima, nel momento in cui parliamo di una valuta di una banca centrale, il modello non è totalmente decentralizzato, è ibrido. Il fatto che sia ibrido mi dà degli strumenti di tutela, perché se mia nonna, poverina non c'è più, voleva accedere alle proprie chiavi private e le perdeva, cosa probabile, possibile, chiaramente nel momento in cui ci fosse una valuta digitale di una banca centrale ci sarebbero degli strumenti di recupero che non puoi avere in un modello totalmente decentralizzato. Ok, e secondo te questi strumenti di recupero sarebbero gestiti direttamente dalla banca centrale o magari si può ipotizzare la nascita di un mercato di soggetti che fanno da intermediari? Sinceramente non ne ho la più pallida idea, penso entrambe le cose, perché come esistono le banche commerciali potrebbe essere delegato a loro. La considerazione che facevo prima si lega anche al fatto che se uno va a vedere la struttura delle banche centrali in termini di azionariato, parliamo per esempio prima per gradi, la banca centrale italiana ha come azionariato le banche commerciali. Per la maggior parte, da Montepaschi a UbiBanca, a Unicredit, a Intesa San Paolo. E la banca centrale italiana, la Banca d'Italia, chiaramente ha una quota della Banca Centrale Europea. Con questo giochino, tra virgolette, di scatole cinesi, o come la vogliamo chiamare, per quanto ovviamente siano indipendenti formalmente le banche centrali da tutto il resto, ci sta un rapporto quantomeno diretto di influenza tra la banca commerciale, che ha la quota della banca centrale nazionale, che a sua volta ha la quota della banca centrale europea. Poi come vengono esercitati questo tipo di rapporti in termini, diciamo, di interferenze politiche, io alzo le mani e non lo so, non lo voglio sapere. Soltanto che chiaramente la logica uno la fa. Quindi se la banca centrale dovesse mettere una valuta digitale che in qualche modo potesse danneggiare gli interessi di una banca commerciale, probabilmente la banca centrale prima di farlo avrebbe un occhio di riguardo nei confronti delle banche commerciali, perché sono direttamente collegate. Sì, anche se nel caso di Banca Italia, anche se nel caso di Banca Italia la governance è fatta in modo tale che appunto l'influenza degli azionisti che comunque poi ha ragioni prevalentemente storiche, non è sicuramente limitata rispetto a quella che è poi la politica della banca. Infatti sono formalmente indipendenti, assolutamente. Però è sicuramente vero che magari appunto anche un tema sistemico di tutela del mondo bancario rispetto alla possibile perdita di mercato c'è. Peraltro però possiamo invece ipotizzare che ci sia invece una nascita di soggetti più vicini al mondo finanziario, no? Quindi soggetti, operatori del mercato finanziario che usino poi la valuta digitale come
come, appunto come, come infrastruttura, diciamo. Sì. Senza contare che comunque avremmo, diciamo, un discorso di riduzione del, di liquidità circolante, cioè se esiste il classico meccanismo del moltiplicatore dovuto appunto dalla fractional money, cioè la riserva frazionaria, io deposito 100, ma questi 100 non vengono tenuti tutti quanti dalla banca, che ne riutilizza il 90, 95, 99% per fare altro, vuol dire che questo meccanismo va a moltiplicare i soldi che girano, perché quei soldi verranno ridepositati in un'altra banca per fare qualcos'altro che a sua volta ne terrà una piccola parte e ne presterà altri in giro. Questo discorso è stato portato all'estremo adesso in America con il discorso del Covid negli Stati Uniti, dove la riserva, diciamo, frazionaria della banca è scesa allo 0%. Cioè io deposito 100 dollari in una banca americana, la banca deve tenere lo 0% di quei dollari. Cioè di fatto può prestarli tutti e avere zero riserva. Questo tipo di discorso consente di far crescere molto di più quello che è la quantità di capitale che circola, cosa che chiaramente da una parte serve per far crescere l'economia, comportando dei rischi, perché chiaramente certo, questo capitale, cioè rischiamo sempre il discorso chiaramente della bolla, ma sarebbe un discorso che in qualche modo verrebbe meno nel momento in cui ci dovesse essere una valuta di banca centrale a cui direttamente il singolo cittadino può accedere. Perché tu dici, in quel caso il circolante appunto sarebbe ridottissimo. Quando... Esattamente, sarebbe quello che viene creato direttamente. Sì. Ora, e quindi tu avresti drenato moltissimi liquidità dei mercati, e in un momento di potenziale grossa crisi economica a cui stiamo andando incontro, mi auguro di no, ma la realtà, diciamo, è piuttosto impietosa rispetto ai mercati finanziari in questo momento, drenare ulteriormente liquidità dal sistema non è una mossa di politica monetaria espansiva, anzi, è il contrario, è restrittiva. E quindi andrebbe a togliere ulteriormente liquidità dal mercato e dovremmo considerare anche questo nel momento in cui una banca centrale volesse emettere una valuta digitale. Che poi in futuro probabilmente lo faranno anche per quel discorso con cui abbiamo aperto, cioè la lotta all'evasione, la lotta al riciclaggio di denaro, avere i movimenti tracciati. Ovviamente semplifica il lavoro per quello che è il diciamo lo Stato o comunque l'ente centrale di turno, totalmente tracciati. Dall'altra parte, chiaramente, pone, diciamo, una serie di considerazioni che possono essere libertarie, che all'estremo possono portare al caso cinese. O comunque c'è la possibilità di usare appunto le cripto classiche come Bitcoin come equivalente del contante fisico. Sì, diciamo che lì, anche se ancora, lì sì, non è perfettamente, come dire, fungibile, no? Come si dice, il Bitcoin, perché comunque esiste la possibilità di leggere la storia, sì, delle transazioni relative a un determinato indirizzo. Quindi questo è un concetto, diciamo, importantissimo. Esatto. Magari ce lo spieghi meglio tu. Però no, infatti adesso ti vai spiegalo te tranquillamente. No, io volevo soltanto soltanto dire in sintesi che mentre magari due monete da un euro sono uguali, due Bitcoin non sono del tutto uguali. Perché esatto, non sono del tutto uguali? Perché, come dicevi appunto, avendo tutti quanti accesso a questo famoso libro mastro condiviso, questa blockchain dove sono salvate tutte quante le formazioni in storico, io posso andare a ripercorrere passo passo tutti quante quella che è la storia di un determinato Bitcoin o frazione di Bitcoin, fino a un 100 milionesimo di Bitcoin, cioè una frazione che è un 100 milionesimo di Bitcoin, detto il Satoshi, che è l'unità più piccola ad oggi in cui è frazionabile Bitcoin. Dico ad oggi perché un domani la community potrebbe organizzarsi per dire rendiamo Bitcoin ancora più frazionabile modificando quelli che sono i decimali. Si può fare modificando, esistono le cosiddette Bitcoin Improvement Proposal, le BIP, per poter andare a modificare alcune regole. Comunque, qua la cosa importante qual è? Che se, per esempio, io riesco a ottenere uno dei Bitcoin minati nel primo blocco, i primi sono bloccati, del secondo blocco, potrebbe avere un valore più alto per collezionismo. Se io riesco a prendere, oppure vengo pagato con un Bitcoin che so che è derivante da una strage per cui sono morte 50 persone, magari a livello etico non vorrei prendere e avere quel Bitcoin. Cioè Bitcoin ad oggi hanno un problema di fungibilità. Potendo andare a vedere lo storico di ogni singola parte con cui vengo pagato, ogni Bitcoin è differente dall'altro.
Ora, per la grande maggioranza dei Bitcoin il problema in qualche modo neanche si pone perché non hanno storico particolare, ma comunque, potendo risalire a tutte quante le informazioni in passato, ogni Bitcoin è differente dall'altro. E quindi questa cosa non li rende totalmente fungibili e non li rende equivalenti, faccio due monetine da 2 euro, che per quanto possono essere differenti sono totalmente fungibili l'una con l'altra. A meno che non sia quella da collezione, però lì sono casi più rari. È quella la questione. E quindi assolutamente sì. E quindi questo tipo di concetto è una cosa che non tutti quanti hanno compreso, però è molto molto importante perché, ripeto, quei Bitcoin potrebbero derivare da uno spaccio di droga, da un omicidio o da qualsiasi altra cosa, oppure potrebbero avere un valore collezionistico perché, non so, essere quelli di un blocco particolare che Satoshi ha movimentato all'inizio e basta. Oppure se tu dovessi dirci come vedi, per esempio, la situazione di qui a 5 anni, a proposito delle valute digitali, cosa ci aspetta? Qual è la roadmap, secondo te? Ma guarda, secondo me, in qualche modo, se prima le banche centrali erano un pochino più, diciamo, restie a cercare di andare a prendere questo tipo di decisione, adesso abbiamo tanti esperimenti che stanno avvenendo nel mondo, dalla Cina, ma che è un paese poco libertario, ovviamente, alla Svezia, che sta lavorando sulle corona, mi sembra, all'India, alla stessa banca centrale statunitense, che vorrebbe fare una valuta digitale emessa direttamente dalle Fed. Quindi cioè, ci stanno lavorando in tanti, cercando di strutturare un sistema ibrido che consenta di avere chiaramente un qualche cosa che sia all'altezza dell'epoca in cui viviamo, perché capiamoci, il sistema bancario è evoluto pochissimo da un punto di vista digitale negli ultimi 20 anni. Rispetto a quanto è cambiato effettivamente, è ben poco. Quindi stanno cercando di strutturare un sistema che consenta di avere un trasferimento in tempo reale di quelle che sono grandezze monetarie, perché nell'epoca in cui abbiamo totalmente tutto digitalizzato e tutto quanto in tempo reale, perché adesso io sono a Roma, tu sei a Bruxelles, stiamo parlando in tempo reale, il fatto di dover aspettare giorni per poter prendere e trasferire una piccola grandezza monetaria, se passiamo al sistema classico bancario, perché poi ci sono sistemi alternativi tipo PayPal che consentono di farlo più velocemente, è quantomeno assurdo. E quindi cercare di strutturare un qualche cosa che risponda alle esigenze dei tempi in cui viviamo diventa un qualcosa di normale, fondamentale, ma normale per l'epoca in cui viviamo. A questo punto ti chiedo, perché parliamo di valuta digitale delle banche centrali? Perché non parliamo di valute digitali di soggetti che a vario titolo le vendono? Le vendono, dici, valute di create da terze parti, intendi? Esatto. Sì. Ah, guarda, continua, scusami. No, era una provocazione. Poi è chiaro che questo ci porta ad un discorso che abbiamo anche fatto insieme tante volte. Sì. Non ci stiamo inventando niente di nuovo, no? In un certo senso. Sì. Esatto. Ma guarda, qui ci viene in mente uno dei padri della scuola austriaca, che era il grande Friedrich August von Hayek, che di cosa parlava? È stato un premio Nobel per l'economia nel 74, se non vado errato, e che tra le tante cose che ha fatto ha scritto anche un piccolo libricino. Questo libricino si chiama The Decentralization of Money. E lui praticamente in questo libricino lamentava il fatto che noi, che di fatto ci arrabbieremmo, ci incavoleremmo per il monopolio in qualsiasi ambito, lo accettiamo in maniera passiva per quel bene che entra di fatto al 50% in ogni scambio che facciamo. E quello che lui auspicava era un regime concorrenziale di tante monete private, magari emesse dalle banche commerciali, magari legate a un paniere di titoli sottostanti o beni sottostanti, in cui la migliore avrebbe avuto il sopravvento e sarebbe diventato un nuovo standard di mercato. Quindi avrebbe auspicato una roba del genere. Ora, la cosa che abbiamo visto anche in passato è che comunque gli stati non apprezzano questo tipo di concorrenza che potrebbe arrivare da enti privati. Esistono degli esempi, per esempio posso portare l'esempio di e-gold che è successo negli Stati Uniti ormai una quindicina d'anni fa, forse di più perché era anni 90, se non erro, se non mi ricordo l'ora esattamente. Comunque che era successo? Che un medico statunitense aveva creato un deposito di oro di cui andava a fare degli audit periodici e dava, diciamo, un controvalore digitale di quell'oro depositato nel caveau. Aveva chiesto tutte quante le autorizzazioni, chiaramente non gli era stato detto niente di male, fino a quando dopo a un certo punto si sono svegliate le autorità statunitensi ed è finito in carcere perché in maniera retroattiva hanno deciso che non poteva fare quello che aveva fatto.
In qualche modo, per quanto poi magari potete andarvi a vedere i dettagli della vicenda giudiziaria se vi interessa, di eGold appunto, la questione da sottolineare è che in qualche modo lo Stato non vuole ingerenza su un tema del genere che è estremamente delicato, perché nel sistema in cui viviamo il signoraggio, che è il potere di stampare, creare, battere nuova moneta, è un potere enorme che è sempre stato dell'imperatore, di Cesare, delle banche centrali. Quindi lo Stato, o meglio in questo caso le banche centrali, non vogliono ingerenza in questo campo che è loro, loro e loro soltanto. E qualsiasi, diciamo, tentativo di andare in concorrenza viene visto come qualcosa di potenzialmente pericoloso. Anche perché comunque una parte, diciamo, di chi vuole vivere al di fuori delle regole, o quantomeno che ha una matrice più libertaria, cerca di sfruttare queste strade alternative. Lo stesso Bitcoin è nato ed è stato utilizzato specialmente nelle prime fasi di vita come sistema per poter comprare nel deep web, il famoso Silk Road. Quindi questo mercato in cui si poteva trovare qualsiasi cosa, da roba legale a roba totalmente illegale, armi, droga, se non di peggio, e quindi poter avere un sistema che fosse non censurabile. Ora, gli usi patologici, per come la vedo, non devono oscurare gli usi fisiologici di un qualche cosa che è stato creato in un'epoca digitale per essere libero, soltanto che anche questi esistono. Ed è un qualcosa che influenza anche quelle che possono essere le autorità centrali. Perché se noi vogliamo prendere e guadagnare, diciamo, avanzare nelle nostre libertà, dall'altra parte ci sta sempre un maggiore interesse a tenerci in qualche modo controllati, e questo lo dimostra, che ti posso dire, a livello fiscale quello che sta avvenendo nel nostro paese, la guerra al contante per avere tutte quante le informazioni tracciate. Da una parte è giusto, dall'altra parte possiamo rischiare di incorrere in prelievi forziosi. C'era stato all'epoca il decreto Salva Italia per poter togliere lo 0,2% da tutti quanti i conti correnti. Serve? Magari sì, dall'altra parte non è bello vedersi un'imposizione del genere su quelli che sono i tuoi risparmi, perché ti rendi conto che non sono tuoi. Non so se... Se l'imperatore battere moneta, dopo tutto la moneta è dell'imperatore, no? Ed è sovrano. Esatto. Ah, e quello è un altro discorso molto interessante, cioè che di fatto l'inflazione è una cosa che ci ruba potere d'acquisto in maniera silenziosa. Certo. E in questo momento il fatto di avere anche, tra virgolette, una valuta digitale che non sia neanche di banca centrale, ma che abbia un limite inflazionistico prestabilito, in questo caso per esempio il Bitcoin, si pone proprio in antitesi con le politiche monetarie espansive, estremamente espansive, e in qualche caso sono state anche definite dissennate delle banche centrali. Cioè, se uno andasse a vedere adesso, a prescindere dal fatto che magari quei soldi davvero servivano, quanti soldi ha stampato la banca centrale statunitense? Tra helicopter money, finanziamenti alle imprese, finanziamenti agli aiuti a chiunque? Parliamo di quanto? 4 triliardi, 4 triliardi e mezzo? Cioè una quantità di soldi mai vista prima. Il debito pubblico italiano tutto sono 2.500 miliardi. 2,5 triliardi. La Fed ne ha stampati di più da niente. Cioè poteva comprarci l'Italia stampando qualcosa da nulla. Cioè, la domanda che viene da porsi, nel momento in cui una banca centrale può prendere e stampare triliardi dal niente, ma per quale motivo io devo farmi molta fatica ogni mese, per non dirla in maniera differente, e pagare un fottio di tasse? O per quale motivo un bambino muore di fame? Cioè, ci sono delle incoerenze del sistema che ti fanno quantomeno riflettere. Ora, io non so se questa sia la migliore, tra virgolette, dei tanti mondi possibili. Comunque ci sono, tra virgolette, delle imperfezioni. E queste imperfezioni adesso stanno sfociando in un, tra virgolette, stridere tra quella che è la realtà finanziaria, strapompata e strafinanziata da questo accesso di liquidità delle banche centrali, e la realtà fattuale, in cui abbiamo disoccupazione, pandemia, turismo che è andato a zero, e tantissimi piccoli esercenti che stanno andando a gambe all'aria. Quindi io questo vedo. E diciamo, si inserisce più una considerazione di contorno di quello che sta accadendo. Il discorso di stampare moneta naturalmente è un modo per avere un beneficio immediato in cambio di uno svantaggio futuro, no? Certo. Scegliamo, non so quanto razionalmente, probabilmente razionalmente, scegliamo che in questo momento ci serve liquidità, e faremo le spese in seguito.
però intanto ce l'abbiamo. Certo, mi rendo conto che questo significa che avere potere d'acquisto. Ma guarda, da quello che ho visto, paradossalmente, non ho visto neanche questa inflazione così gigantesca, perché comunque se uno va a vedere quello che è successo con i diversi quantitative easing, quindi questa politica di acquisto di titoli di Stato e poi anche titoli privati di alcuni tipi di aziende, obbligazioni, da parte della Banca Centrale Europea, da quando c'è stato appunto il famoso whatever it takes di Mario Draghi, dopo la crisi del 2008, dopo il 2011, lì non abbiamo avuto questa inflazione così alta. Però quello che abbiamo visto è che in qualche modo queste politiche espansive monetarie sono finite in grossa parte a gonfiare quelli che sono i mercati finanziari. Ora, la domanda da farsi è, queste politiche monetarie delle banche centrali, quanto hanno contribuito a quelli che sono, tra virgolette, i valori dei mercati odierni? E il mercato odierno, quindi parlo di borse europee, ma anche quelle statunitensi, ma anche il resto del mondo, rispecchiano ancora effettivamente quella che è la realtà sottostante? Ed è una domanda non da poco. Ora magari sono andato leggermente al di fuori di quello che era il tema iniziale, soltanto che si innestano in quelle che sono le politiche delle banche centrali e si inseriscono su considerazioni che in qualche modo stanno, non so se siano direttamente volute o meno, però io mi ritrovo che con una pandemia che oggi ormai fa 250.000 casi nuovi al mondo al giorno, e gli americani e gli Stati Uniti che non lo stanno gestendo al meglio, e sono arrivati a un picco di quasi 40 milioni di nuovi disoccupati, le borse statunitensi, tra cui Standard Poor's 500, Nasdaq e Dow Jones, hanno toccato nuovi massimi. Ci sta qualcosa che non torna. Ma è che probabilmente la stratificazione poi anche, no, degli strumenti finanziari ormai è così complessa che, appunto come dicevi tu, magari non è più la realtà, l'economia reale, no? Quella che è un riferimento sottostante, ma sono meccanismi interni dei mercati stessi. Peraltro è anche facilissimo costruire guadagni sul rischio che qualcun altro invece abbia perdite. Sì, assolutamente sì. La cosa che intendo è che le banche centrali hanno un ruolo importantissimo all'interno della nostra società. E questo ruolo, come dice appunto l'uomo ragno, cioè da grandi poteri derivano grandi responsabilità, noto economista ovviamente. E quindi è anche lecito domandarsi quali siano le contropartite di scelte ponderate che sono state prese. Scelte ponderate magari necessarie in quel momento, perché capiamoci, meglio la Fed che ha fatto un discorso di helicopter money, cioè dare soldi direttamente ai singoli, ai cittadini, rispetto alla Banca Centrale Europea che non ci aiuta in maniera diretta, ma soltanto indiretta. Perché in un momento in cui si ferma tutto, aiutare un singolo dandogli 1.000-2.000 dollari al mese direttamente sul conto corrente, penso che tutti quanti l'avremmo voluto. No? Sbaglio? Come tipo di ragionamento? No, poi chiaramente la gestione qui d'Europa è stata anche abbastanza frazionata, no? Nel senso che poi ogni Stato membro, di là di quello che ha fatto la Banca Centrale Europea, però poi ogni Stato membro chiaramente ha seguito la sua strada, no? I sussidi ai singoli, alle imprese sono stati modulati diverso in Italia o in Germania, per esempio. Ma certo, comunque questa qua è una considerazione all'atere. La questione è che, tornando alle valute digitali delle banche centrali, secondo me probabilmente le vedremo in un prossimo futuro e faranno parte del sistema monetario, prima in maniera tra virgolette parallela rispetto a quello che già abbiamo, e potenzialmente nel momento in cui dovesse cambiare, evolvere il sistema tra virgolette bancario, lì potrebbero diventare addirittura preponderanti e sostituire il sistema classico. Chiaramente dovrà cambiare in qualche modo il funzionamento del sistema bancario totale, cioè sia a livello di liquidità di che ci può stare nel sistema, e quindi il discorso del moltiplicatore di cui parlavamo prima, sia il discorso della marginalità delle banche commerciali, perché vuol dire tanti posti di lavoro e vuol dire una struttura, infrastruttura secolare che in qualche modo troverà il modo di sopravvivere. Ti faccio un'ultima domanda, ma secondo te, tutto questo, quale può essere invece il nostro ruolo, il nostro compito da imprenditori, innovatori, start-up, tecnologi, economisti, insomma, quello che ti pare, ma cosa possiamo fare?
Guarda, Come possiamo anche partecipare a questo movimento che dopo tutto è anche un'innovazione, che ci piacciono. Sì, assolutamente sì. Diciamo che anche lì ci sono diversi livelli. Facendo riferimento all'Italia, in questi giorni per esempio è uscito un documento della strategia nazionale, del team di esperti della strategia nazionale sulla parte di blockchain, che adesso non so se è già chiusa, o comunque in questi giorni sta per chiudersi la 20, consultazione 20 pubblica. dello sbaglio, 20. Esattamente. Quindi lì ora non parliamo esattamente di valute digitali delle banche centrali, ma valutiamo quella che è la strategia italiana che intraprenderà nel settore a 360 gradi della cosiddetta blockchain technology, facendo riferimento anche alle DLT, che distributed ledgers, insomma, distinti, ovviamente, che sono in qualche modo parzialmente sovrapponibili con. E quindi questa qui è già una cosa che possiamo andare a fare, cioè cercare di capire il nostro paese cosa si propone di fare e contribuire attivamente nel momento in cui fossimo esperti in uno dei tanti campi che abbraccia questo tipo di disciplina, perché abbiamo sì qui chiaramente magari degli esperti che possono essere legali, ma ci serviranno esperti crittografici, programmatori, economisti e esperti di teoria dei giochi, cioè sono tanti diversi tipi di esperti che vanno a comporre le diverse discipline che abbraccia questo tipo di mondo. Ora, come si dice, la cultura rende liberi, quindi tante più informazioni riesco a avere, tanto più posso cercare di prendere e capire quale direzione prenderà il mondo. Ci sta una frase molto bella che poco tempo fa ho letto in un'intervista di Jeff Bezos, a cui gli chiedevano: ma secondo te, Jeff, quali saranno gli elementi che appunto cambieranno nel prossimo futuro? Cosa dobbiamo aspettarci? E lui cioè, ha proprio invertito, ha risposto in questa maniera dicendo: ragazzi, qui la questione non è tanto chiedersi cosa cambierà, ma cosa rimarrà. Quali saranno gli elementi su cui poter costruire qualcosa? Cioè, in un mondo che cambia totalmente, in maniera sempre più veloce, in cui ormai le distanze sono annullate, in cui possiamo fare una conferenza in diretta, ma un medico può operare un paziente che si trova negli Stati Uniti essendo in Francia, dobbiamo cercare di capire cosa rimarrà in futuro, perché tutto il resto cambierà. Quindi dobbiamo cercare di intravedere qual è la direzione. E quindi in questo caso, per esempio, le currency digitali delle banche centrali, cercando di immaginare quali servizi potrebbero essere utili a livello imprenditoriale o come poterle sfruttare. E dall'altra parte dobbiamo cercare di capire quali saranno i punti che anche un domani rimarranno. Nel suo caso, con Amazon è relativamente semplice. È normale che un cliente vuole essere servito e avere subito un prodotto a casa propria nel minor tempo possibile. Ma in questo vale per qualsiasi tipo di business. Uno è un avvocato, magari cercare di capire che alcuni elementi della relazione col cliente sono insostituibili, ma tante altre cose cambieranno. Uno è, ti posso dire, uno fa qualche tipo di professione, un ingegnere, dovrà chiaramente capire quali sono le cose che rimarranno ferme nella propria professione e quali viceversa cambieranno. Anche perché molti mestieri che abbiamo oggi, probabilmente domani non ci saranno più, ma ce ne saranno tanti altri nuovi. E quindi, diciamo, la mia considerazione qui è cercare di capire quello che sta succedendo, capire qual è il trend, capire quali sono i punti fermi, e costruire da imprenditore, da professionista, la propria strategia su questo. Diciamo, uno dei possibili investimenti per il futuro potrebbe essere il designer di valute digitali, magari, no? Anche, certo. Assolutamente sì. Lì, ripeto, ci sono tante competenze, quindi è una cosa particolare. Bisogna essere poi chiaramente la cosa che vediamo è che se parliamo di valute delle banche centrali digitali, e lì saranno relativamente poche, e viceversa nel mondo classico delle cosiddette criptovalute probabilmente assisteremo a una convergenza, cioè non ha senso che da qui a 10 anni ci siano ancora 2000 criptovalute. A un certo punto il mercato sarà concentrato in quelli che saranno degli standard dominanti, ci sarà un the winner takes all, o quantomeno pochi grossi player, immagino. Sì, esatto. O comunque si lavora anche molto sul tema dell'interoperabilità tra le cripto, anche perché l'interoperabilità poi ognuno sarebbe, diciamo, in una nicchia, in un mercato che non riesce a crescere. Quindi diciamo, quello dell'interoperabilità io credo sia a livello tecnico sia anche a livello normativo sia un tema che probabilmente vedremo nei prossimi anni. Assolutamente sì. Bene, concordo. Noi saremo qui per me lo auguro. No, qui intendo nuovamente insieme per parlarne. Certo, molto volentieri quello.
Bene, Valerio Gallito, grazie mille di essere stato con noi stasera. Noi, per chi del pubblico avesse domande, può farle in chat. O se non ci sono domande, ci vediamo lunedì prossimo al prossimo appuntamento di Restart con Gaetano Bruno. Buonasera a tutti. Sarà veramente un piacere. Grazie, veramente. E alla prossima, Roberto. Grazie a te. Spero di venirti a trovare anche presto a Bruxelles dal vivo, che un po' che non ci vediamo col Covid. Sei il benvenuto. Ciao. Con molto piacere. Ciao, buona serata. Ciao.